Riteniamo che siano insufficienti i provvedimenti adottati sia a livello nazionale che a livello regionale, sia dalla politica del PD che dal conseguente governo nazionale e regionale, che tende chiaramente a mettere all'angolo i piccoli comuni con una serie di provvedimenti che per brevità non le sto qui a dilungare, ma che sono evidenti e palesi: il taglio continuo dei trasferimenti, la mancata adozione di provvedimenti che possano fare usare gli avanzi di amministrazione, l'uscita dal patto di stabilità, l'equilibrio di bilancio. Sono una serie di circostanze che hanno indotto noi prima a fare un ragionamento. Ci siamo resi conto che questa politica poi viene asseverata anche a livello regionale con una serie di provvedimenti come quella della costituzione dell'ATO a livello provinciale in ambito dei rifiuti, che penalizza non poco i comuni come i nostri, che hanno una gestione in house della raccolta e dello smaltimento, e quindi è tutta una ritorsione nei confronti del territorio e quindi dei cittadini. Noi chiediamo che la politica sia propria delle proprie sedi in questo senso, chiediamo che gli assessori siano dei politici, che la politica governi i processi e non che ci chiudiamo dietro i tecnicismi dei vari funzionari che stanno bloccando questa regione non da adesso. Rossella Galati per la CNews 24.